Nella puntata prima. Ciao ragazzacci e ragazzacce, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi si va alla AT a Ponte di Legno. Penso che proverò la Morini e la Transalp. questo ragazzi è il mio primo fuoristrada. La peggiore c'è di rondo. Una volta che come per quando ne sbagli due, poi dopo impari. Ecco, ti rimane. Ho capito. Qua c'è Alex che credo che stia presentando il suo tour. Se avessi abbastanza esperienza e un bel po' di soldi in più e tempo. Ragazzi, mi manca tutto. Mancano pure gli iscritti. Se voi vi iscrivete io ci vado. Adesso vado a Transalp. Sono proprio un pagliaccio. Eccoci ragazzi, proviamo pure il Transalp. Senti come ruggisce questo. Diciamo che c'ha più ciccia sicuramente della Morini. Madonna raga, mi sto squagliando tutto de corsa. Bella urca, come ho messo sui piedi, super comoda. Raga, ne ho dette di ogni su sta moto, però finirà che ne rimango super stupito, io lo so. Beh, comunque è Honda, che possiamo spipolare qua. Oh, innanzitutto mettiamo subito sport, così non perdiamo tempo. Oh, ragazzi, sto comodissimo. Sarà pure che non mi siedo da un po', ma adesso sul divano. No, mi devo ricordare che questa c'è il cambio automatico. Ragazzi, io mi devo stuprare per usare il cambio automatico. Comunque, con un piede solo cioè, tocco molto bene a terra. Con un piede solo, con due, diciamo, a punta. Madonna che posti! Ragazzi, comunque qui dopo tocca fare un bel giro. A differenza, diciamo, della moto Morini appena usata, la sento molto molto neutra, non la sento molto impuntata davanti come sentivo, cioè sentivo di più l'impuntatura, diciamo, davanti della Morini. Invece questa la sento proprio estremamente neutra. Il peso sta tutto sulle chiappe. Le mani sono appoggiate al volante. Sì, stai molto comodo. Vediamo se mettiamo pure una marcia in più. Un quarta, vibra. Bella. Oh, non possiamo sapere se la Morini ci aveva così ciccia, ma qua di ciccia ce n'è. Ragazzi, lo so che io alla fine non vi descrivo un cavolo, ma perché faccio questi test ride così? Devo andare in concessionaria, fargli vedere che ho i numeri per poterla avere un'oretta senza che gliela rubo. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, così io riesco ad andare dai concessionari e dirgli: signori, vi faccio poca pubblicità, però almeno così riesco a provare le moto. Però bella, una frenata molto morbida. Qui stiamo in terza, seconda, tornante va molto bene. Dove va quello? Piedi, come sto? Allora, in piedi in realtà il volante è più basso che sulla Morini, quindi per assurdo in piedi sto meglio sulla Morini. Però ragazzi, davvero che sta davanti già un 21? E chi se ne sta accorgendo? Sentenza a fare i tornanti. Però in alto sui pedali si sentono qua si sentono tante vibrazioni. 6.000 giri si sentono tante vibrazioni. Essendo basso di vento non ne prendo, anzi me sto a morire de caldo. Non perché mi arriva il caldo dal motore, anzi devo dire
perché non mi arriva niente, però più che altro perché il cupolino leva tutto, super bassi di giri. E ragazzi, molto neutra, estremamente neutra, non appassiona, non lo so. Davanti è bella stabile, si sente. Quando vai in frenata si schiaccia un pochino, però c'è la prima parte della frenata, schiaccia parecchio, cioè non parecchio, schiaccia poco ma improvvisamente, ecco. Però non mi sembri che affonda, va. Che facciamo, ci fermiamo? Ci fermiamo. Dove stanno le frecce qua? Oh, che ci fanno fare fuori strada? Regà, io non sono in grado. Sento che basta poco per buttarla a terra, in effetti. Però mi piace sto motore. Bello, sì, mi è piaciuto sto cambio elettronico, e butti dentro tranquillo. Ti tampono, caro. Bello, bella, si è quasi alzata. Vabbè. Sicuramente il livello è alto, eh. È alto. Anche se non c'è niente, il livello è alto. Però boh, 10.000 euro. Tra l'altro qui mi sa che ho i fari accesi. Si capisce un cazzo sto display, ragazzi. Ecco. Avevo gli abbaglianti, cioè. Vedi, così bassa dei giri non cambia in su da solo. Non mi ha emozionato. Non posso dire che mi ha emozionato. In realtà si sente tantissimo che c'è una ciclistica settata magistralmente. L'abitabilità, diciamo, a bordo è precisa. Io poi, essendo un nano, comunque, cioè, ci sto strabene dentro. C'ho queste braccia praticamente appoggiate al manubrio e senti che c'hai un bel controllo, perché è bello largo. Nel complesso mi è piaciuta tanto. Quello che, diciamo, mi fa, e purtroppo sempre storcere il naso, è il fatto che non abbia il cruise control. Così facciamo pure le prove di manovra. Allora, a manovra si porta bene. La metto qui o lì? Maschio, lì o qui? Perfetto. Perfetto. Manovra, devo dire, non so come mai, molto più maneggevole della Morini. Papabilissima. Dico, se ci mettevano il cruise control, io quella la compravo ieri. Se ci mettevano il cruise control, io quella la compravo ieri. No, oggi, ieri, cioè manco c'era da valutare tutte le altre. Io non so perché Honda ha voluto dare sto spazio di mercato agli altri. Settorino a me, grazie. Ma stava rubando, se n'è accorto. Volevo fare, sai quei video dove passi qua a Pettorino ovunque? Io volevo fare questo. Poi questa targata Honda. Bravo, hai capito, bravo. Ed eccoci all'inevitabile resa dei conti. Come vanno queste due moto? Partiamo col dire che la moto Morini Xscape è un idolo cinese che pagate poco e da tanto, mentre la Honda Transalp è una giapponese blasonata che pagate tanto e dà quello che dà. Voi direte, allora la scelta è facile. No, per niente. Vi faccio un esempio. Prendiamo per esempio le sospensioni. L'Xscape ha tutto il reparto sospensioni tarabile e settabile come voi preferite, mentre la Transalp non è tarabile, però
è tarata in un modo perfetto. Oppure andiamo a valutare, non so, i cerchi. È vero, la Xscape ha i cerchi tubeless, però la Transalp ha i cerchi da 21. C'è un discorso anche da fare a livello motore, a parte i 100 cc e quasi 40 cavalli in più per la Honda, è proprio come viene erogata la potenza. La Honda è molto lineare e quasi elettrico, quasi un triangolo di coppia, già dai bassi è molto corposa, quindi ti permette di trotterellare, mentre l'Xscape in basso è abbastanza vuota e esplode verso l'alto. Questo forse è voluto proprio per la mancanza del traction control della Morini, così diciamo riesci a gestire la potenza quando esci dalla curva o ti trovi nello sterrato, immagino. Quello che è certamente imparagonabile, ragazzi, è il prezzo, perché mentre l'Xscape sta a circa 6.400-6.500, la Transalp arriva con pochissimi optional, anche i più basilari, a arrivare a quasi 12.000 euro. Cioè, capisci che una è il doppio dell'altra? Ma siamo sicuri che valga veramente il doppio? La chiave di lettura dei due modelli è certamente diversa. Quella dell'Xscape è avere una moto a 360 gradi con alcune possibilità di settings, però è, diciamo, fatta e finita. La vedo più fun, più divertente, scanzonata, un po' più così, non so come spiegare, così. La Transalp invece è trasformabile. Per esempio, parlando dei cerchi, tu puoi mettere dei tubeless alla Transalp, ma non puoi mettere il 21 all'Xscape, e questo è un valore. Il problema è che una ha più valore e meno cose, e l'altra ha più cose e meno valore. Quindi, ragazzi, largo alle vostre sentenze nei commenti se le avete provate queste due moto, cosa ne pensate, fatemi sapere, io le leggo molto volentieri e mi faccio anche un'opinione su altri pensieri. Se vi sono piaciuti i video, mettete il mi piace e prendete in considerazione il fatto di iscrivervi se vi ho fatto divertire, vi ho portato del valore, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ricordo che è gratis, eh? Gratis. Non vi faccio pagare niente. Zero. Nulla.